Salve a tutti, io sono Francesco Fusillo e con questo piccolo video voglio spiegare per le guide di Sodi Linux come scaricare foto e video da un telefonino Android o Mac appunto a Sodi Linux. Quindi non faccio altro che prendere il cavetto di collegamento, inserirlo dentro il telefono, fare la strisciata di blocco. Ed ecco che immediatamente il telefono è acceso e mi si apre le cartelle di navigazione del telefono. Fate bene attenzione perché siete dentro il telefono tutto e per tutto, quindi accedete alle cartelle Android, accedete alle cartelle immagini, video e quant'altro, però potete anche pasticciare se andate a toccare i file e le cartelle video. Quindi questo è il mio telefono, qui ci sono appunto le applicazioni WhatsApp, Telegram e quant'altro, ma io qui andrò a tirarmi fuori le immagini. Allora, per fare questo e con un certo ordine, adesso chiudiamo la piccola webcam, apro una cartella e scrivo cartella immagini, che sono quelle del telefono, immagini telefono, faccio una cartella e la chiamerò immagini Telegram. Ecco, più WhatsApp per esempio. Ok, bene. Allora, siccome io al telefono avevo dato ordine di salvare le mie immagini nella scheda SD, quindi questo è il telefono e questa è la scheda SD. Apro la scheda e nella scheda vedo che la cartella che contiene le immagini è DCM. Apro la cartella camera. E qui dentro trovo le immagini da trasferire appunto in immagini qui sopra, ecco. Quindi non faccio altro che a questo punto selezionare le immagini che mi preme spostare. Per esempio, voglio spostare questo forno che mi interessa tanto. Seleziono, taglia, ecco, taglia e la storia è finita. Praticamente è incolla. Oppure copia e incolla come si fa sempre con qualsiasi altro. Ecco, siccome questo è un telefonino che ha un USB 3, vedete la velocità. Bene, anche nel telefono, diciamo, esiste una cartella DCM con delle immagini. Probabilmente ce ne sono anche perché mi sono dimenticato di spostarle. Però ecco, se aspettiamo che le apra, infatti ce ne sono tante perché è un po' lento, e con la stessa operazione copia e incolla o taglia si spostano le immagini. Adesso qui ci mette un bel po' perché vedo che la cartella immagini del telefono era abbastanza piena, eccole qua, sono arrivate. Queste sono tutte le immagini del mio telefono. Ecco, io per esempio faccio un copia e incolla anche qua, ecco, taglia o copia e incolla, ecco che vanno di là. Copia e incolla. Bene, arrivate le immagini dalla cartella immagini, sono arrivate qua, vedete? Nel frattempo si stanno caricando di là perché sono tantissime da quel che vedo. Bene, ho spostato le immagini dal telefono, però noi sappiamo bene che le immagini non sono dentro solo il telefono delle cartella immagini, ma sono anche dentro a WhatsApp, a Telegram e quant'altro. Allora, come si fa? Allora si va in WhatsApp, eccolo qua, WhatsApp Media, e qui in WhatsApp Media trovo le immagini, i video, le musiche e quant'altro e gli audio. Allora, apro immagini, eccole qua, le quattro immagini di WhatsApp, per esempio, adesso taglia, che così me le porto via del tutto e incolla. Bene. Sono state messe nella cartella del PC di WhatsApp. Adesso faccio vedere un'altra funzione interessante di Sodi Linux, che è quella della visualizzazione di un riquadro aggiuntivo, in modo che io possa spostare le cartelle da una parte all'altra. Cioè, vale a dire, il navigatore di Sodi Linux mi permette di avere, per esempio, qui la cartella scrivania e dentro la cartella scrivania immagini Telegram. Vedete? Bene. Dov'è qua? Immagini Telegram, eccole qua, e WhatsApp. Allora adesso vado su Telegram e mi porto via i media di Telegram. Dunque Telegram, eccolo qua. Telegram documenti, Telegram immagini.
vediamo quante immagini, sono poche, eccole qui. Prendo le immagini, taglia, vado da questa parte, clicco, incolla, vedrete che verranno spostate, non ci sono più. Eccole qua. Quindi, stessa operazione va fatta per tutti i media che ci sono, vale a dire immagini, audio, documenti e quant'altro. Quindi l'accessibilità al telefono è totale. Appena si inserisce dentro, Sody Linux permette di navigare nelle cartelle. Però adesso mi preme far vedere anche un'altra cosa che può fare Sody Linux. Ecco, una cosa che probabilmente nessuno sa, è una funzione che noi abbiamo messo dentro Sody Linux per fare in modo che poi le immagini che arrivano, che in questo caso sono immagini anche abbastanza pesantine, vedete 1 mega, 2 mega, ma sono immagini compresse, possano essere trasferite in posta elettronica o dentro qualche documento di presentazione o insomma vate la pesca facilmente e con una certa compressione. Basta selezionare un file. Tasto destro, noi abbiamo messo questa funzione, ridimensiona immagini. Io la posso ridimensionare al 50% oppure scegliere un formato. Ecco, io scelgo 800x600, gli dico ridimensiona e fra un po' troveremo la stessa immagine ridimensionata. Vedete che da 2 mega e 2 diventa 96K, perché è 800x600. La cosa interessante è che voi potete selezionare tutto. Quindi 100 immagini, 200 immagini, tutte le immagini che avete, dire di ridimensionare immagini, dire il formato che volete, per esempio 8, anche 640x480, che per guardarle a video, mettiamo un po' di più, voilà, guardarle a video va sempre bene, o per una presentazione va sempre bene, ridimensioniamo e vedrete che in 448, nonostante che questo non sia un computer di ultima generazione, anzi, è un po' vecchiotto, è un musetto un po' vecchiotto, però fa ancora il suo servizio. Ecco che le immagini sono diventate veramente da 1 mega a 100K, vedete? Eccole qui. Queste sono le immagini che sono state tutte ridimensionate completamente. Ecco qui, le immagini vera e le immagini ridimensionate. Tenete presente che le immagini ridimensionate a monitor non è cattiva da vedere, eh. So, questo è un documento. Sono perché il monitor non esige queste grandi risoluzioni. Ecco, questa è l'immagine vera, la 515, e questa è la immagine ridimensionata, sempre la 515. Come vedete, che non è una grande differenza. Bene, credo di essere stato chiaro per le guide di Sody Linux come si scaricano le immagini, i video e le risorse, ovviamente anche le altre risorse, perché se noi andiamo a cercarsi i documenti di download, troviamo anche quelli. Qui dentro praticamente c'è tutto il nostro Android, vedete appunto Android, il sistema. Fate un po' attenzione a non andare a toccare queste cartelle, ma toccate semplicemente le cartelle che conoscete. Questa è la cartella documenti, questa è la cartella download, anche qui ci sono i documenti di download, vedete. Per esempio, questo è un Deplia che era stato downloadato da internet. Eccolo qua, itinerario del promontorio di Piombino. Quindi entrare dentro un telefono Android o anche Mac è una cosa semplicissima. Ricordo anche che quando si parla di Android si parla di Linux, giusto per un po' di orgoglio del sistema. Quindi Francesco Fusillo per le guide di Sody Linux, vi ringrazio dell'attenzione e buon download delle vostre immagini.